L'idea della festa dei 30 anni della parrocchia è iniziata da un errore, in un certo senso. Per sbaglio mi è capitato un invito del 9 gennaio 83, in cui si inaugurava la chiesa. Più che altro era la festa non dell'inaugurazione, ma della istituzione della parrocchia. Infatti, anche se la chiesa è stata costruita negli anni 55-54, la prima pietra precisamente il 4 giugno 1954, la parrocchia ha iniziato a prendere vita come istituzione l'8 dicembre dell'82. La bolla infatti porta questa data del vescovo di allora Cantisani, ma l'apertura vera e propria è domenica del battesimo, 9 gennaio 83. Da lì ho iniziato a proporre in varie occasioni del 9 gennaio la festa proprio dell'anniversario parrocchiale. Abbiamo iniziato con la festa dei 20 anni, in cui c'è una pergamena ricordo, quindi stiamo parlando di 10 anni fa, precisamente nel 2003. Poi abbiamo festeggiato in modo particolare il 25esimo anniversario, quindi 5 anni fa, e adesso abbiamo ritenuto opportuno, con il consiglio pastorale parrocchiale, proporre la festa del 30esimo anniversario. Vista la bella esperienza in modo particolare del 25esimo, abbiamo aggiunto alcune novità, tra cui in modo particolare la mostra fotografica che inizia oggi e si concluderà domenica prossima con la visita del nostro vescovo e con l'amministrazione della Santa Cresima. In queste settimane in modo particolare saranno presenti con noi Don Orazio Galatti, che è originario qui della comunità di Guardavalle, il nostro vicario generale Don Raffaele Facciolo, poi ci sarà il vescovo. Poi ci sarà anche la festa del Migrantes, il 27 gennaio. Durante l'anno ci saranno tante altre novità. In modo particolare ne posso accennare qualcuna. Il 2 agosto, in occasione della festa dei diplomati, quest'anno faremo anche la festa con tutti i battezzati del 1983, che sono un gruppetto di 30-35 giovani adesso. Alcuni di loro sono già sposati, alcuni anche già con figli. È un'occasione anche di incontrarci. Purtroppo non si può fare un incontro con le coppie sposate nell'83, perché sono pochissime e soltanto una o due coppie sono residenti in parrocchia. Tante altre novità si stanno mettendo in cantiere. Infatti un'altra mostra si farà a conclusione dell'anno, quindi stiamo parlando già del gennaio 2014, in cui metteremo le foto di tutto l'anno del 30esimo anniversario. Un'altra festa che sarà prossima sarà quella della festa di San Giuseppe, che si festeggerà in due occasioni, e poi quest'anno in particolare ci saranno le prime comunioni, sia la quinta che la quarta elementare, sia in aprile che fine aprile e maggio. E poi ringraziamo Dio in modo particolare con la sua propria intercessione e la sua paternità. Concluderemo l'anno pastorale con il campo estivo con i disabili. Perché è importante questo evento? Perché è stato in un certo senso l'inizio del mio anno pastorale in questa comunità, precisamente il 6 luglio 96. E vorrei appunto concludere l'anno pastorale con questa bellissima esperienza che coinvolge tutta la parrocchia. Poi, andando avanti, ci saranno altre proposte e speriamo che tanti altri si uniranno a noi a queste bellissime iniziative.